Ed eccoci di nuovo in live. Allora, scorsa parte ci sono stati progressi, c'è stata anche confusione, ma quella è parte del mio essere, della mia esistenza, quindi il fatto era questo. Ho tolto l'acqua, ma ora c'è anche una merda di steppa velenosa, quindi comunque devo liberare anche di quella. Il problema qual era? Il problema è che qua sto ponte maledetto non scende. Ora ho effettivamente capito qual era il punto. Il punto era questo. Io devo attivare qua. Wait. Non così. Dovrebbe salire. Infatti. Quindi, avendo fatto questo, io posso saltare. E saltando. Uno, mi rompo le caviglie. Due, comunque faccio peso per... Ma adesso... Era necessaria sta roba? Obitorio? Abbiamo un posto tranquillo. La bellissima orchidea selvatica sembrava un testamento della forza della natura, riuscendo a crescere a Brandenburg. Ahimè, erano gli studi e l'attenzione di Alexander che fecero sbocciare il fiore. Sboccare, stavo per... Sboccare. Io non ho lanterna. Ehi, Do you see, Daniel? It has yielded. What? The shadow. It has? For now. Come, let's get this out of here so we can get some peace. Yes, let's. Where to? Just down the corridor, to the morgue. Are there more dead men there? You did well, Daniel. Come, let's get going. Luogo tranquillo, quindi. Avrei bisogno di olio. Tanto olio. Molto olio. Olio? Nota. Epidemia di peste. Ah, c'è la peste. Le strane morti avvenute tra i servitori e i prigionieri sono state finalmente risolte. Sembra che la fogna, che è stata aperta di recente e utilizzata come mezzo di trasporto, sia infestata da strane muffe velenose. Eh sì, che dovrei togliere quindi. Sembra che le vittime siano state... si siano ammalate velocemente per tutto il corpo. Alcuni dei miei uomini, e me compreso, sono stati fortunatamente risparmiati da questa calamità. Ma è chiaro che questa cosa danneggia i miei piani. I prigionieri muoiono velocemente e le loro vite infettate mancano dell'energia che cerco. Devo iniziare a lavorare subito su un vaccino. Ok. Altra nota. Esperimenti con il vaccino. Il vaccino che permette ai miei uomini di lavorare nella fogna dominata dalle muffie è un successo sicuro. Sfortunatamente, solo pochi servitori sono stati curati perché la procedura si è dimostrata difficile. Gli altri moriranno e alla fine dovrò nominare altri per continuare i miei esperimenti. Da notare che un'iniezione di sangue vaccinato farà da scudo per passare nella fogna senza rischi di infezione. Andrà bene per il trasporto dei prigionieri, quindi devo trovare questo vaccino. Ok, devo trovare. No, no! I hear you breathing, Daniel. Do you hear me? Have you E non può changed your essere più mind? vecchio di un giorno. No, 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 signore di Twitch, mi dissocio da quello che sto vedendo. Twitch, Twitch, copri. Devo coprire.
Questa basterà. Laudano. Che cazzo. Ok, come sto? Adesso bene. Ah, temo per Daniel. Lui è imprudente. Egli è corrotto dall'ombra che si avvicina e non riuscirà a superare il cancello. Riuscirà ad accettarlo alla fine? Amore mio, ho visto il male in lui. Come posso affidargli la verità? Che crudele ironia che io debba fare a ciò, a lui. A lui ciò che Agrippa ha fatto a me. Anche il nome di Agrippa torna in maniera insistente. Ah, però, lì ci siamo divertiti. Anche qua ci siamo divertiti. Hanno qualcosa. Che faccia soddisfatta. Che sto casino? Qua? Questo party? Questa orgia? Ma no, ma di quanti culi! Cadavere, vabbè, è ovvio, è un obitorio, quindi. Però ammassati così non me l'aspettavo. Ok. Qua nulla. D'altro lato. Di qua. E se non c'è nulla di là. Wow. Un obitorio. Ok. Che succede? Sti suoni. Tubetto di rame. Laudano. Tubetto di vaffan. Molto calmi. Ehi. Ok. Situazioni poco piacevoli. Non vedo niente. Ma che cazzo, non ci vedo. Allora, le note quali sono? Del tipo. Nell'obitorio, porca troia. Nell'obitorio c'è un cadavere vecchio solo di un giorno. Il tubicitto sottile di rame, tubicino sottile di rame trovato nell'obitorio sembra far parte di un attrezzo chirurgico. Di un attrezzo chirurgico, non glielo devo infilare a lui, vero? No, mi pare non può. Ah, ok, devo. Ma avrebbe potuto funzionare. Un tubetto di rame con un ago. Siringa. Siringa. Che è perché il cadavere è rigidito dal rigor mortis. Un attimo sta sedia. Ma con altri cadaveri non posso? Questi? Siringa, avrò bisogno di un altro oggetto, quindi.
tra i 12.000 oggetti qua. Disirigidisciti. Rivivisci. Rivivisci. Stronzo. Ma... ma tra un po' di olio no comunque, vero? Affangulo va. Aspetta un attimo, vediamo. Oh, porca puttana. Indietro? Io giuro che non vedo niente. Ma niente, niente. Accendiamo ste cavolo di luci così almeno. Ingrezzo la cisterna. Ambigui. Questa? Questo? E che li devo portare effettivamente? O magari qua c'è qualcosa? Provo a portare la sega? Oppure... andiamo. She deserved it, that little bitch. Chi è che parla? Little bitch. No? No? Non va? È un culo. Allora. Allora, devo completare questo attrezzo chirurgico. Il problema è che io non so adesso. Ho capito che nel cranio non può, questo non mi sembra il cranio. Qua intorno? Non è possibile che però ogni volta deve succedere questo. Cioè non è nemmeno normale. Qua intorno magari? In mezzo alla pila di cadaveri? Sento suoni. Un attrezzo. Ma di che attrezzo stiamo parlando adesso? Torniamo alla cisterna. Non so che dire. Qua c'è la stanza dove ho trovato il tubetto. Lago cavo già ce l'avevo. Mi penso mi serva un pezzo. Qualcosa che faccia, penso, girare il... scusami, io non ho capito. Perché non potrei. Non affanculo. Non funziona la combinazione. Non funziona la combinazione. Proviamo a cercare
so dove. Ma il punto è che non è che ci sono tutte queste strade dove cercare, cioè alla fine. Ecco, là ad esempio non ci posso andare più. O vado qua. Sotto non credo. Proviamo la sala controlli. Attrezzo, ma... di che cavolo di attrezzo parliamo? Oh signore, deve andare sempre così, è inutile. Può essere questo? Se si leva la sedia. Sangue di Giuda. Ma non me lo fa togliere. Comunque. Ma ci passo. Sì, ci passo. Non lo posso togliere. No, ma qualcosa là sarà, non ha senso, penso, tornare qua. Non credo abbia senso tornare qua. Faccio risalire? Non vado da nessuna parte. Siringa. Ho bisogno di un pezzo. Penso sia un pezzo ormai, perché... un pezzo! Un pezzozzo! Ma che pezzozzo. Cioè qua ci sono, penso, tutti gli strumenti di morte possibili ed immaginabili che uno possa cercare, ma non riesco a... Qual è il punto? Non può penetrare nel cranio. Mi sto perdendo qualcosa di nuovo, come sempre. Io non mi ripeto, io non penso di fare una brutta esplorazione. Il problema è che riesco a capire se può esserci qualcosa qua, perché è tutto buio. È buio questo. Ma che cavolo, questo tizio è staccato. Non che poi voglia significare qualcosa, però non significa nulla, vero? Il fatto che lui sia distaccato dagli altri. Poi io vorrei capire, cioè, un po' di luce non è che mi offende. Non vedo nulla. Vedo una cippa lippa e che palle poi.
dentro qualcosa, non c'è nemmeno nulla. Secondo me qua qualcosa c'è. Piedi. Qualche parte qualcosa c'è. Wow! Ah, lì proprio si sono raggruppati. Chiudo. Incredibile. Cosa sto mancando di nuovo? Un attimo. Che palle, mi sa che arriverà sta roba. Non vorrei, ma a quanto pare sono costretto. Non capisco cos'è che manca. Palle. Perché non capisco? Mi manca un pezzo, a quanto pare. Palle bloccarsi in questi punti inutili, poi sono punti veramente inutili. Scusate, ma vabbè, il tubicino, i racconti, le note, ma questo solo spiega l'esperimento del vaccino. Quindi non so. Cioè, sarò stronzo io. Fermati. Fermati un attimo. Shish. Il trapano? Sono stronzo io, ok? Ma perché ovviamente... Ma dai, ma come... Ma io inizialmente come vado a pensare ste robe? Certo. Tra l'altro che... Che bello spettacolo. Tutto dentro proprio.
palle. Ok, quindi ora. Quindi in teoria. Panico. Ok, ci sono. Ok, quindi adesso posso passare. Porco Giuda! Mi sono cacato sotto. Ma puoi chiudere la porta, stronzo? Mi sono cacato, ma proprio... Ma sai un attimo? È presente? Un attimo, un attimo. Vacca miseria. Così proprio, all'improvviso. Senza un minimo di preavviso, senza niente. Andiamo. La scala. Qua. Ma io... Il trapano da falegname. Ma non ci ho pensato effettivamente. Era così stupido, ma... Evidentemente... Oh... Tutto a posto adesso. Ora posso passare tranquillamente. Fogna. Un posto tranquillo. Henry Bedlo. Andò in classe portando la rabbia della sua rigida madre. Non aveva mai pianto, ma faceva piangere gli altri. Quello è il dolore. O diventi triste o diventi arrabbiato. Henry ha sempre scelto l'ultimo. Come siamo messi? Merda a quanto pare, perché io non ho comunque torcia. La lanterna è scarica. Queste sono le fogne. Cos'è? Sono funghi. Questo c'è. Ok. Quelli sono funghi. Io sono morto. No, Non scherziamo. Là non penso di poterci passare, questa piccola sensazione. Lui è andato là. Giusto? Non vedo. Devo fermare queste molto probabilmente. Wow! Calma. Qua. I said calma. Bitch. Qua manca la scala. Ok. Potrebbe benissimo arrivarci aggrappandosi comunque, eh? Porca miseria, mettendo che ne so qualcosa sotto. Incredibile. Oh mamma mia. Olio. Perfetto, massimo, ok. Aspetta adesso. Che cosa succede? Allora. 1, 2. Che succede se sposto? Le due leve controllano la macchina rumorosa. Così va più bordello. No? Ok, ma qual è il... Ah, casino che fa. C'è un criterio? Anche qua c'è il criterio. O devo andare a caso? Deve fare più bordello o deve stare in silenzio? Così è abbastanza silenzioso. Oh, ma io penso che sia...
Al momento andiamo, perché non so sinceramente. Penso che non debba fare più rumore effettivamente, perché io credo che siano le pale che stanno girando là che mi impediscono di passare. Quindi devo basarmi sul suono. Quando non sento più nulla penso di poter andare, giusto? Questa è per fo... almeno penso. Prima, la prima idea è quella lì. La seconda idea non esiste, quindi... posso? Grazie. E questo? Sembra che il tubo sia staccato. Il tubo è staccato e perde acqua, quindi non deve perdere acqua effettivamente. Oppure possiamo dare il colpo di grazia. No, non mi sembra giusto. Qui. Wow! Quindi... credo di dover fare prima quello. Le due leve che controllano la macchina. No. No. La macchina rumorosa è quella lì. E quindi facciamola stare in silenzio. L'idea è questa. Andiamo. Adesso. Qual è il ragionamento? Si fa poco rumore. Si aumenta. Si aumenta. Si fa un casino. Finito di poco. Così non è forte. Così aumenta. Ah. Vediamo. Forte. Forte. Andiamo così. Silenzio! Vai via. Andato. Sì, sembrerebbe. Quindi ha funzionato? La presenza del mostro potrebbe confermare la riuscita del piano. Non credo arrivi casualmente lui. Ma... ai. Sì, l'ho capito questo discorso. Ma il problema è che... in realtà... non dico che pensavo di esserci riuscito. La vogliamo finire? Questo tubo staccato. Ma... un tubo corto. Ok. Sapete che forse una
Una mezza idea ce l'ho. Sì, che ce l'ho l'idea. Quindi si continua, si viaggia nella speranza di non farci inchiappettare da Nice S. Wow, lo strudel, il ritorno. Ma lui è... Ma è lui! Daniel, turn around this instant. Ma che bello che... Come girati immediatamente? Il cazzo, non mi giro immediatamente. Già l'ho fatto, ma non lo rifarò. Oh no! Merda! Cosa? Vuoi lui? Ah, tra l'altro proprio l'ha fatto. Vado via. Porca put... Cosa succede? Da quella creatura? Esisto. Io non ci sono. Ah, quindi ti ha fatto lui. Mi fa piacere, guarda. Oh no. Porca miseria. Or cazzo. Ti prego. Non è corretto che tu entri. Non ho tanti spazi per nascondermi qua. Dove è andato? Se n'è andato? Penso sia a sinistra. Porca miseria, bivio. Puttanazza. Miseriazza. Di qua. Mi sembra tutto uguale qua. Oh no no. No, è dietro. È dietro. Maria. Forza. Forza da... Oh. Sono riuscito a scappare. Non c'è mai scampo. Cose così vivono sempre con te. Come poteva sapere se Henry sarebbe rivelato giù alla strada o perfino a casa sua? È così pazzo? Lo farebbe? No. Oh. Porca miseria, quante porte. Cominciamo. Una. Mamma mia, già non si vede. Aspetta, aspetta, aspetta. Qualcosa? Non ci sono promemoria. Tu. No, ma aspetta, ma che veramente? Ok, qua la strada è interrotta. Questo mi fa piacere. Ma ad esempio, questa non si muove. Quindi queste due sono strade effettivamente...
che potrebbero rompere. Se si apre. E qua. Qua scendo. Scendiamo. Ok. Ah. Agrippa. Agrippa. Can you feel the syringe? No. I can't feel anything. Alexander? Yes. Soon I won't even be able to move, will I? Your life is safe. I don't doubt that. But will it be worth living? Alexander mi sa un po' di pezzo di merce, non un po'. L'idea è che Alexander sia uno stronzo è molto... prende forma, ecco. Ok. Quindi... di qua. Laboratorio, ma è tutto completamente sbarrato. Non ho visto l'altro lato io. Qua c'è una porta che si apre, chiaramente. E qua. Non so dove sto andando a finire. Olio. Wow! E lei è? Aia! Che cazzo! Premi l'interruttore. Che ho fatto? Thank you. You have my gratitude. My name is Agrippa. Who might you be? Chi potrei? Like a prophet thrown into the lion's den? Tell me, are you among the lion's den? You want to stop Alexander? Oh my, so Babylon shall fall, you say. You've hurried too much. Alexander is toothless without an awl. He has one. That's not very promising at all. The sanctum is basically impenetrable. But guess the Bible. It could be breached by enough. But Alexander broke his, I mean... la tua, la sua, di che... a long time ago. Really? Then, if you tell the truth, by all means... oh, signore! Away. Tutti bravissimi a dare questo tipo di... credo che questo sia sicuro. There should be six of them. Look around the choir and the transept. Sei. Vita, da, guarda vicino al cuore e al transetto. Oh, porca puttana. C'è bisogno di una sfera per entrare nel rifugio sacro. I suoi pezzi frantumati giacciono sparsi nella stanza delle torture. Sono riconoscibili questi pezzi, almeno? Cioè, almeno sono riconoscibili. Cos'è questo? Non può essere aperto da qui. Non può essere aperto da qui. Una porta pesante blocca il passaggio. L'avevo capito. Ci avevo fatto caso, gioco. Devo trovare sti sei pezzi di sfera del drago qua. Questo? Cos'è? Una prigione. Una cella di una prigione. Molto buia e triste. No, voglio aprire. Ok. Sei pezzi. Ma non la troverò mai. O comunque. Presbiterio. Chi è? Chi è che si lamenta? Non c'è niente in queste celle? No.
c'è dell'esca e dell'acciarino. C'è dell'acciarino e dell'esca. Vediamo. Vado sopra un attimo. Quando l'olio. Quello posso staccare. Carne. A chi lo devo dare? Qualche. Che succede? Che cavolo succede qua? Non sono occulto l'idea. Andavo qua. I know this. I've been here already. I know this taste. A taste of Damascus rose obfuscating the truth in the dim haze. They may sweep the traces from my memory, but my body remembers. These cuts speak volumes, even though my mind remains silent. They will be back. Oh, they will be back. Okay. Ma al momento penso di dover andare al presbiterio. Chi è? Una nuvola. Ok, andiamo. Con il nostro pezzo di carne, tra l'altro. Cosa? Dove? Hey! Oh no, via! Che cazzo l'avete? Tutti quanti? Andiamo qua e non rompete. Una tale corruzione, pensò. Gli uomini buoni possono rallegrarsi della loro morte, perché non sono altro che un peso per l'umanità. Non si deve sentire la loro mancanza. Cheat Agrippa. Agrippa, master of my life. Spirito guida. Quindi. No. Cos'è sto casino? Oh! Just a little further. Cos'è sto posto? Morpheus descending into the underworld. Are you hiding something? What do you mean? Your intuition is remarkable. It doesn't matter. After all. Sono un mito dopo tutto. Ma questo luogo molto lovecraftiano. Oh no! Non mi hai visto. Spero almeno. Apri. Chiudi. Quindi in queste zone si trovano queste. Silenzio. Aspetta a me. Il tutto. Racconti. 12 agosto 1839. Il rituale d'esilio sta durando più di quanto ci aspettassimo e dobbiamo fare ciò che è necessario. Ho trascorso la mia vita a dare una mano ai prigionieri. Stare intorno a questi degenerati mi rende cattivo. Nessuno di loro prova ad affrontare la punizione con dignità. Mi insultano con le loro bugie di innocenza e le codardi richieste di pietà. Cosa fa cadere un uomo così lontano dalla grazia di un'esistenza civilizzata? Sono tutti uomini cattivi e lo ricordo a me stesso costantemente. Ringrazio Dio per aver mandato questi mostri sulla nostra strada, perché serviranno da strumento della mia salvezza. Cerco di studiare
i diversi strumenti nella camera di tortura e imparare come si utilizzano in modo efficace. L'ultima volta è stata caotica e l'effetto è risentito della mia inesperienza. Devo essere pronto per l'esecuzione del prossimo rituale. Agrippa fa parte del prossimo rituale? Secchio di catrame. Me lo tiro negli occhi, che faccio? Catrame appiccicoso. Ho della carne e del catrame. Non si muove. Non si muove. Posso? Perché devono fare cacare le boxes degli oggetti? Quindi ritorniamo da... ma adesso se lui blocca il corridoio non posso passare. Cioè posso andare là in teoria. Se non c'è nessuno, sì. Io sono venuto da là. Andiamo là. Tanto chiudo. Nota. La sfera frantumata. È tutto perso. Devo ricominciare da capo. Da quando ho recuperato la sfera trovata per la prima volta da Agrippa, ho disperso di peso da questa per la mia prima ricerca. L'incidente con Wilhelm mi ha reso più impetuoso. Temendo scarsità dei prigionieri, ho proceduto al rituale finale senza prudenza. La sfera si è rotta in 6 parti. Testa di cazzo. Ho tentato di tutto, ma devo ancora riparare la cosa. Fino a quando non troverò un modo per rimetterla insieme, devo trovarne un altro. C'è ancora della vita nei pezzi, e anche se la sfera non è messa a posto, dovrei riuscire a salvare del potere per qualche altro scopo. Sono trascorsi secoli invano, e inizio a chiedermi se potrò ancora vedere di nuovo il mio amore. Per quanto tempo ancora posso mantenermi in vita? Io non lo so, sinceramente. Però. Bell'outfit. Ok. Quindi? Questa statuetta che ritorna. Muori. Aspetta, cosa vuole dire? Cosa sta a simboleggiare, significare? Devo fare qualcosa, non ti prego. Ok. Geroglifici. Graffiti. Qua. Sacrificio. Qua è stato fatto olio. Qua. No, qua penso di... Aspetta. Tieni! Non vuole niente. Ah, ricapitolando, io ho un secchio di catrame, un secchio di legno con catrame e un pezzo di carne. Pezzo di carne. Ok. Ah, qualcosa serviranno ste robe. Wow! Cos'è il portale? Non posso passare perché non ho... Aia, porca puttana, che non l'avevo capito. L'avevo capito in realtà, però... Volevo testare, vediamo come sto. La testa sbatte, le mani tremano. Una barriera mistica blocca un passaggio nel presbiterio. Ho capito, perché ho bisogno dei pezzi di sfera, mi sembra ovvio. Ma, in ogni caso... Che potrebbe sì, ok, qua devo mettere la sfera completa. Fino a qua ci sono. Problema principale è dove devo effettivamente usare la roba che ho.
e dove effettivamente comincia a trovare sti pezzi di sfera. Calma. Molto calmo. Stai zitto. No, ok. Catrame e carne. Carne e catrame. Navata. Torniamo qua. Tornerei un attimo da Agrippa. Era andato troppo lontano. L'uomo stava soffocando perché non poteva più respirare bene fra le frustate. Frustrate. Dispiaciuto, iniziò a cercare l'olio di rosa damascena. Quindi. Ah! The people you send for will end up here. Remember that the confinement itself works as a preamble to the torture, and you should pace yourself. Don't take anyone before they are ready. Understood. Sounds from the torture chambers are shuttled in through those pipes in the ceiling. Manage your victims well, and let one prisoner's pain instill terror. Ma che pezzi di merda, tra l'altro. Tra l'altro appunto lo sta dicendo a noi. Quindi noi a nostra volta siamo dei pezzi di merda. Daniel, sei un pezzo di merda. I hate to bother you first, but if you're really going after Alexander, would you consider taking me with you? In che senso? I know it sounds ridiculous. I mean, look at me. But if you find anything concerning a man named Johann Reich, would you please bring it to me? I believe he was working on a way to help him. A recipe for some sort of potion. A tonic to free me from this husk. Parola qua. Ma Agrippa. Ma nel nome di tutto quello che è sacro. L'uomo agonizzante cerca un'annotazione scritta da un uomo di nome Johann Weyer. Se giro? Non posso. Guarda che bello. Bello non. Una parola però. Ma chi è questo soggetto? Questo soggettone incredibile. Agrippa. Agrippa. Di qua niente. Allora potrei andare dall'altro lato. Quello dove non ero andato all'inizio. Di qua. Eh sì. Aia. Puoi salire? Quanto olio? Ok. Pochissimo, manco tanto, considerando che non ho riserva, quindi. Di qua. Che c'è di qua? Se finisce subito mi incazzo. No, ok, c'è qualcosa posso. Ah. C'era olio tra l'altro. È una nota. Rituale 1-1. Zitto. No, che sto facendo? Qua. Rituale. 9 agosto 1839. Non riesco a smettere di sudare e tremare. Il rituale protettivo non era nulla di sensato. Non mi ero neppure reso conto che la prigione sotterranea fosse ancora utilizzata. Alexander fece portare ai suoi servitori uno dei prigionieri. Un assassino, mi disse. Alexander organizzò tutto. Mi disse che dovevo eseguire io il rituale per avere un effetto positivo. L'ombra poteva essere portata fuori strada dal sangue di un altro. Uccidere l'uomo ci avrebbe dato del tempo prezioso. Cos'altro potevo fare? Alexander disse che bisognava farlo. Punto. Lui mi stava salvando la vita. Non posso metterci parola. Ok. Abbiamo delle leve. Di guasto nel macchinario. Ma io ho un secchio di catrame. Non puoi essere l'oggetto in questo modo. Ma io ho un secchio di catrame. Porco. Ok, ragioniamo. Qual è il punto? C'è qualche problema.
È una grande novità il fatto che ci sia un problema con un macchinario in questo gioco, devo dire. Tipo questo macchinario che è morto fradicio. Manuela, niente. Non saprei. Non saprei che dire a questo punto. Perciò, non sapendo che dire e comunque pensando anche di essere vicino alla fine del gioco, io la fermo qua. Quindi, da Fulmicotone e da Gruppa Games, come sempre, è tutto. Alla prossima.